Proprio contro il Milan, che sino a qualche settimana fa veniva indicato come una delle squadre leader della Serie B, il Como, che gioca al risparmio, nel senso che non fa mai nulla di eccezionale, ma tutto di estremamente utile, ha conseguito il 12° risultato positivo di questo campionato. Erano stati i rossoneri per primi andare decisi verso la rete del Como, ma è mancato sempre il tocco risolutore, tanto che i tiri più pericolosi sono stati i difensori a farli. Ne abbiamo visto uno di Eviani, che si pone in evidenza anche con questa punizione. Nella ripresa subito la doccia fredda, Palanca trova lo spiraglio e infila Piotti, troppo lontano dal palo. Sembra che il Milan comunque ce la faccia a rimontare, ci tenterà tra poco Serena con una bella rovesciata che Giuliani è molto bravo a intuire. In contropiede però ancora il Como si rende pericoloso. Nicoletti mette una gran paura addosso a Piotti, che si salva come può. Finalmente si vede anche Jordan, che da lontano tira e costringe Giuliani a mettere in corner. Passa qualche minuto e questa volta ci tenta Canuti. L'assalto del Milan resta infruttuoso, mentre il Como è sempre pronto al contropiede. In questa occasione è Piotti a mettere in angolo su un gran bel tiro di Palese. Con questa vittoria il Como propone la sua candidatura nel ristretto gruppo delle squadre che mirano la Serie A.